Attenzione. Ecco, io invece volevo partire, io ho visto il film Venerdì l'altro ieri, e volevo partire da una considerazione, da un termine che oggi va molto di moda, cioè il termine divisivo. E non so come si possa fare a considerare il fenomeno delle migrazioni divisivo dopo aver visto il suo film. Io spero che chi ancora ha delle idee così abbastanza strane sulle migrazioni e anche un po' reazionarie possa vedere e soprattutto possa capirlo questo film. Lei questa speranza ce l'ha, oppure no? Non ho capito bene la domanda. Il termine divisivo, no? C'è qualche parte del nostro paese che ritiene che le migrazioni siano un fatto... Non devi fare a loro, nel senso che io non lo so, poi non leggo molto di quello che scrivono del film, sono abituato al fatto che quando fai un film c'è chi lo trova bello, chi lo trova meno bello, ormai è il mio 11° film. È un film che comunque io sto girando tutta l'Italia e incontrando il pubblico. Ho fatto 72 cinema in tutta Italia, quindi è un mese che giro e lo faccio volentieri perché è un film che poi mi dà tantissime soddisfazioni, incontra un pubblico, come vediamo anche qui oggi, trasversale, ci sono ragazzi giovani, ci sono ragazzi meno giovani, c'è un pubblico molto bello, persone anche di altri paesi. È un film popolare, nel senso proprio più nobile del termine, ma perché è un racconto popolare ed è un film che evidentemente, grazie all'interpretazione che vedrete degli attori, soprattutto del protagonista che ha vinto il premio a Venezia come miglior attore, riesce a toccare evidentemente delle corde, cioè riuscirà, per molti di voi, riuscirà a toccare delle corde profonde, che voi vivrete questa esperienza in soggettiva. Io penso che alla fine non è tanto importante le informazioni che il film dà, cioè più o meno tutti noi sappiamo che in Libia ci sono i campi di detenzione che muoiono in mare e che muoiono anche nel deserto. Non è l'informazione, è darvi a voi attraverso il cinema, attraverso l'immagine, attraverso il racconto visivo emotivo, darvi a voi la possibilità di vivere emotivamente insieme a loro un'esperienza. Questo penso che sia l'aspetto più importante. Poi che divida, ci sta. Ecco, un'altra cosa, io dal punto di vista della poetica del film ho visto nel film alcuni momenti di altri suoi film. Per esempio ci ho visto alcuni frammenti, per esempio, del racconto dei racconti, alcune scene un po' oniriche, surreali, anche di Pinocchio, tutto sommato. Certo. La scena di... Certo. Di... Dire il finale. No, ma la scena di Seydoux che cerca di salvare la signora, certo, nel deserto, che purtroppo ha un mancamento, un malore, eccetera, non dire. E poi succede qualcosa, però si vede anche nel trailer, quindi questo lo possiamo dire. Ecco, quindi diciamo, è un film possiamo che... Possiamo dire che ci sono due momenti del film onirici, sì, diciamo, di sogno. Ecco, che coinvolgono il protagonista. Che coinvolgono il protagonista, ma perché? Perché voi vedete, è un viaggio di formazione, in questo ci ricolleghiamo anche a Pinocchio, è un viaggio di formazione, cioè il protagonista parte ragazzo e durante questo viaggio si trasformerà e diventerà uomo. Quindi ci sono dei momenti di sogno che servono per raccontare anche tutto quel mondo interiore suo, perché è un viaggio anche interiore, e anche i traumi, le ferite dell'anima. Ecco, questo ti aiuta a capire anche questo ragazzo durante questo viaggio i suoi traumi più profondi, più interni. Ecco, però è vero, sì, ci sono molte cose che ritornano anche della struttura di Pinocchio anche delle cose che mi hanno fatto ripensare a Gomorra per una sorta di verità di certe situazioni. Il film è un film duro, come è normale che sia, toccando un tema così drammatico, però abbiamo cercato di non spingere troppo sulla violenza, perché in fondo non volevo più raccontarla attraverso gli occhi suoi che mostrarla. Purtroppo la documentazione che ho raccolto
le testimonianze che ho raccolto, eccetera, purtroppo la realtà è molto peggio. Cioè, il film sarà duro, ma la realtà è molto peggio. Soltanto che a volte, quando rappresenti un mondo, devi fare attenzione anche alla verosimiglianza. Se io avessi messo in scena le cose che mi raccontavano, alcune sembravano inverosimili, sembravano veramente volute, messe lì per creare uno shock nello spettatore. Io ho preferito in qualche modo lavorare in sottrazione. La tensione c'è, il dramma c'è, lo evoco piuttosto che mostrarlo. Sì, e in effetti questa cosa l'ho notata anch'io, cioè la scena forse più forte, senza spoilerare, come si dice oggi, no? Che è quella un po' delle torture in Libia, eccetera. Perché si usa la parola? Orribile, che è un inglesismo. È bella svelare. Sì, svelare. Senza svelare troppo, sì, è vero. Comunque spoiler, ma proprio suona proprio male. Sì, suona male, sì. Svelare è così bello. E quindi dico, però nonostante questa volontà di lasciare un po' diciamo dietro le quinte le scene più forti, però comunque sia, a me il film ha fatto l'effetto di un peso, l'ho scritto anche, certo, di un peso che ho ottenuto per 2 ore sullo stomaco, come tenessi 5 kg di peso sullo stomaco, ecco, mi ha fatto questo effetto. E non c'è stato un attimo di rallentamento anche della tensione. Ma non creiamo troppe aspettative, però insomma. Però insomma sì, è un film che ha una struttura, proprio come dicevo prima, una struttura classica del viaggio dell'eroe, quindi succedono molte azioni, no? C'è molta azione ed è un film ovviamente accessibile a tutte le età, e sono molto felice che sia così richiesto nelle scuole, e questa è una cosa che speravo, perché appunto i ragazzi nelle scuole sono coetanei dei protagonisti del film. E quindi mi fa molto piacere, e sono anche al tempo stesso molto curioso di vedere come il film verrà accolto dai giovani in Africa, perché questo è un film che sicuramente verrà distribuito anche in Africa, e sarà interessante vedere che reazioni avranno. Sicuramente potrà essere d'aiuto per capire a cosa vanno incontro, ma non credo che si fermeranno mai davanti ai vari pericoli, perché comunque la loro voglia di conoscenza, di scoprire il mondo, di cercare opportunità migliori, di viaggiare, non si infrange sicuramente davanti ai pericoli, ai rischi della vita, ai muri, ai fili spinati, eccetera. Quindi comunque saranno sempre lì pronti a cercare di raggiungere un sogno che in parte esiste, in parte abbiamo creato noi. Ecco, 2 cose al volo, una relativa al viaggio, cioè appunto lei ha raccontato l'odissea di un ragazzo che parte dal Senegal e arriva in Sicilia e ci mette settimane, forse mesi, forse arriva in Sicilia e ci mette un sacco di tempo. E però la cosa che fa pensare noi occidentali è il fatto che invece noi saliamo su un aereo e facciamo lo stesso viaggio, al contrario, in 2 ore. Quello dicevo prima. Esatto, c'è un'ingiustizia di fondo che loro vivono sulla loro pelle quotidianamente. Loro vedono arrivare i turisti coetanei che spesso parlano la stessa lingua, magari parlano il francese, nei loro paesi, ma loro devono rischiare la vita per andare dall'altra parte. Questo, diciamo, è uno delle grandi ingiustizie che esistono e che esisteranno probabilmente ancora a lungo. Sul quale poco possiamo fare. L'ultimissima cosa, c'è una scena che secondo me è un po' da film commedia, che dura pochi secondi. No. Stavo massacrando. che è la scena in cui il capitano della nave cerca di insegnare a guidare la nave. Beh, ma non è un giallo, no? Si può raccontare. Perché non è un giallo? Perché no? Invece sì. Volevo dire che c'è anche un elemento di commedia, ecco, questo volevo dire, secondo me. Sì, sì, ma l'elemento di commedia secondo me c'è nella parte iniziale del film. Nella vita c'è tutto questo. Nella vita c'è tutto questo. Però dico, è vero che c'è una parte, il film inizia, come vedrete, con una leggerezza, no? Perché poi all'inizio sembra quasi un gioco, come molti di loro. Poi, ripeto, il film nasce da dei racconti
di chi l'ha vissuta, quindi ho cercato proprio di raccontare anche il quotidiano di quello che c'è dietro questi numeri, no, perché poi con gli anni ci si abitua a pensare che sono numeri. 200 arrivati a Lampedusa, 300, e ci si dimentica che ci sono delle persone dietro. E a volte proprio il quotidiano è quello che ti fa vedere che dietro c'è una famiglia, c'è un rapporto con una madre, c'è il rapporto col cugino che c'ha paura di partire. Queste cose qua, secondo me, sono poi la vera forza del film. Lo porti in Parlamento? Forse dovrebbe esserci il 15 novembre una proiezione del Parlamento europeo, però non lo so se sarà. Forse si riferiva al Parlamento italiano la signora, credo. Vabbè, comunque c'è il Parlamento europeo, ma non so bene se poi verrà qualcuno, non ho capito bene. Se... perché si organizzano, ma poi non so, sai, magari trovi una saletta sperduta con quello che ha organizzato, i due fratelli e la sorella. Quindi non lo so come sarà. Una domanda la volevo farle io. Questo film ha vinto, sarei di premi. Anche la Green Drop, che è un premio collaterale del Festival di Venezia, che premia le opere meritevoli per aver raccontato i fenomeni del cambiamento climatico, dello sviluppo sostenibile, dell'ecologia, insomma tutte queste tematiche. E ricordiamo anche che il film è candidato all'Oscar, speriamo tutti che possa andare nel modo migliore. Comunque la domanda era appunto se ci potevi dire riguardo questo elemento dell'ecologia in questo film. Di come poi le migrazioni, spesso tragiche, come in questo caso, vengono causate anche dai cambiamenti climatici, dall'impoverimento dei suoli. Sì, però è un altro film. Sì, però è un altro film. Se vuoi te lo dico. No, no, no. E qui in realtà il tema è un altro. Cioè, ci sta chi viaggia e parte per cambiamenti climatici perché non ha più la possibilità di lavorare perché magari ci sono appunto dei cambiamenti climatici che creano appunto disperazione, cioè, come guerra, però il film che ho fatto è un altro, cioè ti fa capire che non bisogna pensare che loro desiderino di muoversi solo per quello, bisogna muoversi che sono esseri umani perché sono persone, hanno voglia di avere opportunità migliori, perché magari hanno anche il fascino dell'Occidente, di conoscere il mondo, di vederlo. Perché uno deve pensare solo che partono perché scappano da guerra. Certamente no. Come noi, uno dei motivi. Noi siamo da sempre un po' emigranti, quindi. Però dico anche noi, io volevo andare in America, poi ci sono andato, non mi è piaciuto, sono tornato, però a 18 anni volevo andare in America a vederlo. Come noi, è una storia universale, sono storie. Quindi se vuoi per il premio ti dico che c'è il cambiamento climatico, ma non è il film che ho fatto. No, è un film che il premio ti è stato dato anche per te, ma non è un film sul cambiamento climatico. Diciamo per il futuro fare un film. Penso. Comunque lo prendo in anticipo per e abbiamo una piccola grande sorpresa che ho svelato prima. Abbiamo qui Arnaldo Casali, direttore dell'ISTES, Istituto Studi Teologici e Storico Sociali, che ti premierà un premio alla carriera